Cerchi nuovi stimoli per la fotografia di ritratto? O vorresti un medio tele per fotografare in condizioni di luce anche impossibili? Fino a poco tempo fa un obiettivo F1.2 a meno di 1000 euro era più o meno una fantasia. Oggi Viltrox ha a catalogo il 75 mm AF F1.2 Pro, che costa la metà di quanto ti aspetteresti, è disponibile per le fotocamere mirrorless di Fujifilm, Nikon e Sony e sulla carta ha delle specifiche spettacolari. L'ho provato in anteprima, vediamo come va nella pratica. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Se mi segui sai quanto mi piacciono le ottiche compatte e leggere e immaginerai dunque che con questo obiettivo Viltrox 75 mm AF F1.2 Pro non sia stato amore a prima vista, ma i ragazzi di Viltrox hanno insistito, mi hanno detto provalo e alla fine ho accettato. Oggi voglio condividere le mie considerazioni su questa nuova lente da ritratto, ma non solo. Viltrox mi ha inviato gratuitamente questo obiettivo chiedendomi la mia onesta opinione, non sono stato pagato e nessuno ha visto questo video prima della sua pubblicazione. Nessuno in realtà, tranne gli abbonati che possono vedere in anteprima, di svariati giorni e senza pubblicità, tutti i miei video del venerdì. Trovi tutte le informazioni in descrizione, puoi abbonarti col pulsante qui sotto. Voglio ringraziare anche Chiara che è stata estremamente paziente e mi ha aiutato a testare questo obiettivo. Cominciamo col vedere come è fatto e come va questo nuovo medio tele super luminoso di Viltrox e poi ti spiego come averlo ad un prezzo ancora più basso del pur conveniente prezzo che trovi su Amazon, link in descrizione. La confezione è decisamente più curata rispetto alle altre ottiche Viltrox che ho recensito, ti viene fornito un sacchetto per proteggere l'obiettivo, tappi e paraluce sono in plastica, l'obiettivo è completamente di vetro e metallo e questo fa affermare l'ago della bilancia, tutto compreso dunque con tappi a paraluce, a quasi 750 grammi. La montatura è completamente in metallo, ci sono i contatti per comunicare con la macchina e una porta USB-C per l'aggiornamento del firmware e trovi anche l'unica guarnizione visibile di tutto l'obiettivo, che in realtà è completamente sigillato e sono davvero svariati i posti dove sono presenti delle guarnizioni. La ghiera del diaframma ti permette di impostarne il valore o di gestirlo dalla macchina impostandola su A ed hai a disposizione uno switch per avere o non avere i click. Sull'altro lato troviamo il selettore per la messa a fuoco automatica o manuale e un pulsante personalizzabile. La messa a fuoco è by wire ovviamente, ma è lineare, dunque a un determinato spostamento corrisponde una certa variazione della messa a fuoco e questo ti permette nel video di eseguire dei focus pull ripetibili. Non ci sono gli arresti a fine corsa. Il diametro dei filtri è da 77 mm e stampigliato sul davanti troviamo anche la dimensione del cerchio immagine. Questo obiettivo infatti copre l'APS-C con una focale equivalente di 110 mm f1.8, dunque anche in termini full frame siamo di fronte a un'ottica estremamente luminosa. Il diaframma ha 11 lamelle arrotondate e l'obiettivo è costituito da 16 elementi in 11 gruppi con 4 elementi ad alto indice di rifrazione e 3 a bassa dispersione. Per quanto riguarda le prestazioni del Viltrox 75 mm AF F1.2 però non fidarti di quello che sto per raccontarti, guarda coi tuoi occhi, puoi scaricare dalla mia community il Video Zappo Fan Club le immagini che stiamo per guardare insieme, ti lascio il link nella descrizione e nel primo commento. C'è una certa vignettatura ai diaframmi più aperti che scompare a F2. La distorsione è praticamente assente o quantomeno impercettibile. L'aberrazione cromatica laterale anch'essa è assente e già a tutta apertura. La sorpresa più grande per me è stata la nitidezza, perché già a F1.2 il centro è perfettamente inciso, chiudendo a F2 migliora un pochino il contrasto. Questa situazione di sostanziale eccellenza permane fino a F5.6, a F8 si iniziano a intravedere gli effetti della diffrazione, F8 è un diaframma completamente utilizzabile, a F11 la diffrazione inizia a diventare abbastanza invadente e la cosa ovviamente peggiora ad F16.
Ancora più meravigliato sono rimasto dalla situazione agli angoli, e qui una piccola precisazione: devi mettere a fuoco sull'angolo, vuoi perché la profondità di campo è microscopica, vuoi perché magari può esserci un minimo di curvatura di campo. Fatto sta che mettendo a fuoco l'angolo, già F1.2 la nitidezza è esemplare, appena inferiore a quella che trovi al centro. La situazione migliora in maniera drastica ad F2 e poi segue esattamente l'andamento che aveva al centro. Insomma, per quanto riguarda la nitidezza, il nuovo medio tele superluminoso di Viltrox è su livelli di assoluta eccellenza, allineato con i migliori sul mercato. L'aberrazione cromatica longitudinale è praticamente assente, e questa è un'eccellente notizia, perché stiamo parlando di quel fenomeno che fa comparire delle frange colorate estremamente difficili da trattare anche in post-produzione nelle zone davanti e dietro al piano di messa a fuoco, dunque nella transizione tra la zona a fuoco e quella sfocata. In un'ottica con una profondità di campo così ridotta, questo è molto importante, perché avrai tante zone di transizione, e la buona notizia appunto è che è praticamente assente anche a tutta apertura. Discorso ben diverso per il flare, che è discretamente controllato, ma non è certo il punto di forza di questo obiettivo. Con un po' d'attenzione riesce a scattare anche con il sole in campo, però i riflessi compaiono, ci devi fare attenzione. È un problema molto comune con le ottiche molto luminose, si riesce a gestire, ma richiede attenzione. La resa delle alte luci sfocate, le cosiddette bokeh balls, è molto gradevole, sono morbide, belle, pulite. A F1.2 le bokeh balls tendono un po' a schiacciarsi, il cosiddetto effetto cazzai, occhio di gatto, ma questo è del tutto normale con un obiettivo così luminoso e di questa focale. La situazione migliora in maniera drastica a F1.4, a F2 sono praticamente perfettamente tonde e il diaframma arrotondato fa molto bene il suo lavoro. Anche la transizione tra la zona a fuoco e quella sfocata, molto importante in un'ottica di questo tipo, è estremamente gradevole. Nel complesso il Viltrox 75 mm AF F1.2 Pro non sarà l'obiettivo perfetto, lo vediamo tra un istante, ma le sue prestazioni mi hanno sinceramente meravigliato. Fammi sapere anche tu che cosa ne pensi, scarica i file dal link in descrizione, dai un'occhiata, fammi sapere nei commenti qual è la tua opinione. Io ritengo che a questo prezzo siano davvero elevatissime, infatti se acquisti l'obiettivo dal Viltrox Store, link in descrizione nel primo commento, e utilizzi il coupon VideoZappo prima di pagare, rischi di acquistarlo a meno di 500 euro, e questo è un prezzo da obiettivo di fascia media, ma che invece porta le prestazioni di una full frame di buon livello su una APS-C di fascia media. Un ottimo risultato, se vogliamo, da parte di Viltrox. Per raccontarti come mi sono trovato col Viltrox 75 mm F1.2, l'ho montato sulla Sony A7 IV, che è passata in modalità Super 35 mm, adesso si trova, penso, ad una quindicina di metri abbondanti da dove sono io. Per il mio gusto personale è una focale un po' lunghina, i 110 mm equivalenti su full frame trovo che per il ritratto siano un po' di più di quello che vorrei. In ogni caso, con i ritratti mi sono trovato davvero benissimo, è un'ottica fantastica per decontestualizzare, dovunque ti trovi riesci comunque a isolare il soggetto dallo sfondo, anche vedi con una distanza come questa, scattando a F1.2 lo sfondo diventa bello morbido, sfocato. Per un uso generico al di fuori della fotografia di ritratti trovo che sia un'ottima scelta se hai bisogno di questa luminosità, dunque se tendi a scattare in condizioni di luce molto critiche, perché se la tua abitudine è scattare a f5.6 o più chiuso, ad esempio nella fotografia di paesaggio diurna, ti stai portando appresso un peso ingiustificato. Il costo magari è allineato con altre offerte di qualità anche inferiore, ma il peso è effettivamente un fattore che può diventare importante. L'autofocus nella fotografia, e in particolare nella fotografia di ritratti, si è dimostrato perfettamente all'altezza del migliaio circa di foto che abbiamo scattato con Chiara. Quelle sfocate si contano sulle dita di una mano, un eccellente risultato. Nel video invece lo trovo leggermente al di sotto di quelli che sono i migliori obiettivi di Sony. Lo stai vedendo, tiene, segue il soggetto,
però delle volte ti piacerebbe che fosse leggermente più reattivo, nulla di particolarmente grave, è utilizzabile ma non è al livello di eccellenza. È un obiettivo molto ben costruito, mi sarebbe piaciuto che i click del diaframma fossero un pochino più decisi, mi è capitato un paio di volte di spostarlo di poco accidentalmente, mi sarebbe piaciuto un paraluce più curato, ma nel complesso è davvero un gran bel lavoro. L'unico vero difetto trovo che sia la distanza minima di messa a fuoco. Poco meno di 1,88 m nello specifico vanno più che bene per la fotografia di ritratto, riesci ad avvicinarti più di quanto sia effettivamente necessario, ma siamo lontani da un obiettivo macro. Purtroppo i tubi di prolunga non risolvono questo inconveniente, in quanto anche il più piccolo che avevo a disposizione finisce con l'introdurre una discreta quantità di aberrazione cromatica. Non è un inconveniente che va ad inficiare l'uso per cui l'obiettivo è progettato, ma comunque è bene tenerlo a mente. Nel complesso, a mio avviso, Viltrox ha fatto un gran lavoro e ha reso accessibile ad un pubblico estremamente vasto un'ottica di livello professionale. Se poi questo 75 mm f1.2 per te continuasse ad essere troppo costoso o magari troppo ingombrante o pesante, a catalogo di Viltrox trovi un'alternativa secondo me da tenere in considerazione. Sto parlando del 56 mm, l'ho recensito sul canale, ti linko il video qui accanto, dagli un'occhiata. Ti ringrazio per aver guardato questo video, dammi una mano col canale, metti un bel like, condividi il video, iscriviti o abbonati al canale, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.